Buon sabato, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. In apertura alla politica, secondo un sondaggio dell'Istituto Tecné, alle prossime elezioni amministrative dell'Aquila l'attuale sindaco Biondi potrebbe essere riconfermato al primo turno. Inoltre, in base alle intenzioni di voto della prima metà di novembre, la coalizione di centrodestra è quella con più preferenze, ma il primo partito è il PD. Tutti i numeri nel servizio. Il sindaco Pierluigi Biondi è più apprezzato dei suoi ipotetici avversari, ma il partito con più consensi è il PD. L'istituto Tecné, in collaborazione con l'agenzia Dire, ha scattato una fotografia delle intenzioni di voto in vista delle elezioni amministrative dell'Aquila previste per la prossima primavera. Il sondaggio si basa sulle interviste realizzate tra l'8 e il 9 novembre, rilasciate da 1000 persone, maggiorenni e residenti nel capoluogo abruzzese. Il responso degli aquilani è in linea con la tendenza nazionale. Se si votasse oggi, il primo partito sarebbe il PD con il 25% dei consensi, a seguire Fratelli d'Italia con il 21,9% e a poca distanza la Lega col 19,8%. Vi è poi Forza Italia col 9% delle preferenze, mentre l'8,4% degli intervistati voterebbe altri partiti di centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle è fermo al 6,9%. Il 5,8% voterebbe partiti non riconducibili ai due principali schieramenti, mentre l'1,9% sceglierebbe Sinistra Italiana e l'1,3% darebbe il proprio voto a partiti di centrodestra tra quelli non precedentemente nominati. Se gli elettori dei diversi partiti dovessero apprezzare gli apparentamenti, la coalizione con più preferenze sarebbe quella del centrodestra con il 52%. Quella di centrosinistra, con anche Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, avrebbe il 42,2% dei voti. Bisogna tener presente però che il 47,9% degli intervistati si è detto incerto o astenuto. Agli aquilani è stato chiesto anche chi preferirebbero come primo cittadino in sei scenari diversi. Nel primo scenario, Biondi è contrapposto ad Americo Di Benedetto, del passo possibile. Nel secondo, lo sfidante è il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Stefano Palumbo. Nel terzo, il candidato è l'ex presidente del Consiglio Comunale, Carlo Benedetti. Quarta opzione con la deputata PD, Stefania Pezzopane, candidata sindaco. Nel quinto scenario, lo sfidante è l'ex sindaco Massimo Cialente e nel sesto è l'ex parlamentare e sottosegretario Giovanni Lolli. In tutti e sei questi scenari, Biondi vincerebbe al primo turno, con percentuali molto simili tra le varie situazioni. L'attuale sindaco sarebbe riconfermato con percentuali tra il 51 e il 53%, mentre gli sfidanti si fermerebbero intorno al 30%. Fatta eccezione per la deputata Pezzopane, che guadagnerebbe il 34% delle preferenze. In ogni caso l'astensione sarebbe di circa il 45%, mentre un 15% degli intervistati voterebbe un terzo candidato. Nel sondaggio agli aquilani è stato chiesto anche un giudizio sull'attuale amministrazione in carica dal 2017 su diversi aspetti della vita cittadina. L'azione del governo più gradita riguarda cultura e sport con il 70% di giudizi positivi, quella più carente riguarda i servizi ad anziani, disabili e soggetti fragili, dove il livello di gradimento è del 46%. La situazione contagi in provincia di Teramo preoccupa più sulla costa che nel capoluogo, come conferma il primo cittadino di Teramo, Gian Guido D'Alberto, che sulle scuole chiede di allargare il tavolo istituzionale per l'applicazione dei protocolli. Stefano Recanati. Sono oltre 100 gli attualmente positivi al Covid-19 nel territorio del comune di Teramo, numeri ancora sotto controllo rispetto a quelli fatti registrare lungo la costa, ma comunque proporzionali alla crescita regionale. Lo rende noto il sindaco Gian Guido D'Alberto dopo il summit tenuto ieri in prefettura. La situazione è sotto controllo rispetto ad altri comuni e anche soprattutto rispetto alla costa, dove invece i numeri assoluti sono rilevanti, soprattutto in alcuni comuni. Abbiamo solo 3 ricoverati, quindi questo forse
insomma, è un dato che va accolto positivamente, nel senso che c'è un'ampia diciamo così, quota di vaccinati. Insiste sulla campagna vaccinale d'Alberto, facendo appello a spingere sulla vaccinazione soprattutto in vista delle festività natalizie. Se ci sarà bisogno di ulteriori restrizioni oltre alle prescrizioni nazionali, prosegue il sindaco, ci ragioneremo in base ai dati. Buona la scelta della ASL di aprire anche altri spazi. Spingiamo sulla vaccinazione anche in prossimità delle vacanze natalizie. Ieri in un incontro tecnico in prefettura si è ragionato appunto su quelle che potranno essere, una volta pubblicato e reso ufficiale il decreto, le misure che consentiranno di svolgere un Natale, come il Presidente Draghi ha detto, all'insegna della normalità. Proseguiamo con questa spinta sulla campagna vaccinale e sulla terza dose, contestualmente innalziamo il livello di attenzione e anche le misure di protezione che ci consentano appunto di gestire questa fase natalizia in maggiore serenità e libertà. Attenzione massima sulle scuole, nelle quali forse lo screening di tamponi salivari non ha prodotto risultati massimi. Si stanno applicando i nuovi protocolli, che ora dovranno essere messi alla prova anche dei nuovi dati. Anche ieri in prefettura, ragionando con Sua Eccellenza il prefetto, abbiamo condiviso la necessità assolutamente di allargare l'attenzione istituzionale, il tavolo istituzionale, anche e soprattutto alle scuole per il tramite dell'ASL. Secondo il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, in pieno centro a Pescara accadrebbe davvero di tutto e ci sarebbe un'emergenza sicurezza. Il servizio di Paolo Renzetti. Un quadrilatero da Far West, lo definisce così il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Il fazzoletto di città di Pescara, composto da via Quarto dei Mille, Corso Vittorio Emanuele, via De Amicis e piazza Santa Caterina. Residenti, commercianti ma anche cittadini che transitano per lo shopping o il lavoro nel centro di Pescara ci chiamano disperati, ha detto Pettinari, per segnalarci situazioni al limite della decenza. La situazione non migliora nell'area di risulta davanti alla stazione centrale, sia nella zona del terminal bus che in quella dei parcheggi. C'è qui giorno e notte un bivacco di delinquenti, criminali, spacciatori di droga, persone che bivaccano davanti alle vetrine, vomitano. L'altro giorno, ma spesso ci sono risse violente, ci ha raccontato il titolare di un negozio, qui schizzi di sangue sulla vetrina. Voi potete immaginare, quindi questi poveri commercianti, nonostante la pandemia, sono costretti tanti a chiudere. Perché i cittadini onesti, le persone oneste hanno paura, non passano più in questa zona, quindi stanno diminuendo notevolmente il fatturato. Ma da qui ci spostiamo nella vicina piazza Santa Caterina, un'altra terra di nessuno, dove spaccio di droga, bivacchi, gentaglia, delinquenti che mettono a rischio la vita dei cittadini onesti. Ecco, inizia tutto nelle tarde ore mattutine, possiamo dire, e dalle 5 in poi il pomeriggio, fino a tarda notte. Qui nel parcheggio le donne hanno paura ad andare a riprendere la macchina la notte, perché vengono avvicinate da parcheggiatori abusivi che sono ubriachi, delinquenti. È una cosa vergognosa, per passare all'area di risulta, anche lì pericolosissima, poco illuminata, ci sono situazioni veramente da terzo mondo. Noi chiediamo che cosa? L'unica cosa, quello di mettere una pattuglia appiedata, una vera e propria ronda, o di due poliziotti, forse i polizia, o anche un vigile urbano, un agente della polizia municipale. Lei ha proprio il negozio qui nel Corso Vittorio, sì. Emanuele, che accade qui diciamo il pomeriggio, la sera in particolare? Ci sono dei problemi? Sono tanti i problemi che accadono tutti i santi giorni. Noi lavoriamo di fatto solo la mattina, perché il pomeriggio siamo costretti a chiuderci dentro per paura di tutto quello che vediamo, perché ci sono persone che si ubriacano, che litigano, non c'è mai nessuno che viene a controllare, sono pericolosissime, per cui per paura che entrino e ci facciano del male, purtroppo ci dobbiamo chiudere dentro. La nuova Pescara è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire, questo è il senso del dibattito pubblico che si è tenuto questa mattina a Montesilvano, a cui hanno preso parte esponenti politici ed anche associazioni. Un ordine del giorno verrà inviato ai consigli comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore.
le iniziative di accesso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono essere gestite in forma associata tra i tre comuni della Nuova Pescara e non possono prescindere da una loro formale condivisione presa d'atto per evitare sia di indebolire le proposte sia che si pongono tra loro in modo conflittuale e contraddittorio, con l'intento di suggerire alle municipalità che ancora esitano su posizioni distinte e autonome strumenti di intervento più utili e mirati alla effettiva costruzione della nuova conurbazione al fine di garantire la maggiore informazione. Questa mattina a Montesilvano si è tenuta una tavola rotonda per fare il punto della situazione sulla nascita della città metropolitana. Sì, gli ostacoli sono latenti, magari non espressi, ma comunque pesano. Pesano nel senso che il legislatore ha stabilito che alcune funzioni amministrative debbano essere esercitate in forma associata. Nonostante questo sia un preciso obbligo di legge, ad oggi questo tipo di attività non è stata sviluppata. Il convegno di oggi, l'incontro di oggi è stato fondamentale perché ha reso evidente quanto siano elevati i danni che questa comunità sta subendo per via di questo ritardo. Si è parlato di PNRR, che è uno strumento che punta alla modernizzazione, all'efficientamento, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e che ha come obiettivo l'innalzamento della qualità e dell'efficienza del sistema pubblico che governa gli enti locali. La fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore rappresenta uno strumento formidabile ed è il più grande processo di modernizzazione dei comuni mai realizzato in Europa. Mai in Europa si è realizzata una fusione così grande. Quindi è evidente che il potere contrattuale e negoziale che hanno questi tre comuni sul piano dell'accesso alle risorse del PNRR è un potere unico, straordinario, non lo stiamo utilizzando. E io lo dico da sempre, per me è un processo irreversibile con la legge regionale che c'è adesso. È chiaro che se questa legge regionale dovesse essere cambiata da qualcuno, allora ragioneremo con un altro strumento, ma adesso il percorso è già tracciato, dobbiamo soltanto non perdere tempo. Il PNRR ci aiuterà in questi territori ad avere risorse importanti. Il punto sul PNRR è di evitare che le tre amministrazioni locali ragionino da un punto di vista progettuale separatamente, non tenendo conto delle necessità di un territorio che ormai è una conurbazione completa e non tenendo conto che nel frattempo il processo di fusione è già avviato e quindi bisognerebbe di già per legge ragionare insieme. L'amministrazione comunale di Teramo ha presentato questa mattina il progetto per il rifacimento di Contrada Carapollo. Il vice sindaco Giovanni Cavallari ha annunciato la realizzazione di un nuovo ponte, il rifacimento del ponte a catena. Il servizio. Contrada Carapollo cambierà volto, un'operazione da 7 milioni e 200 mila euro divisi in due lotti. In una prima fase la realizzazione del nuovo ponte che collegherà la strada di Carapollo con il raccordo dell'80 in prossimità del centro sportivo Acquaviva. In una seconda fase invece ci sarà il rifacimento del ponte a catena che andrà a migliorare la viabilità cittadina. Il progetto ha superato lo stato di fattibilità ed è alla ricerca di finanziamenti. Se questo progetto riuscirà ad ottenere un finanziamento nel giro di pochissimi mesi, ovviamente passeremo da uno studio di fattibilità a uno studio, diciamo, a un progetto definitivo ed esecutivo per poi ovviamente procedere all'affidamento dei lavori. I lavori, ricorda il vice sindaco Giovanni Cavallari, non saranno immediati, ma la riprogrammazione è ripartita per migliorare non solo la viabilità ma anche le attività della zona. Pensiamo a Teramo Ambiente che tipo di problemi ha avuto in quest'ultimo periodo, ci sono state le condizioni meteorologiche un po' avverse, dove il ponte a catena non era transitabile e quindi dovevano, per raggiungere il deposito, dovevano passare da Poggio Cono. E quindi devo dire che secondo il nostro progetto, secondo la nostra visione di questa amministrazione, è sicuramente un'elevazione qualitativa, non solo qualitativa, un miglioramento della viabilità ma anche infrastrutturale. Altri studi di fattibilità riguardano la messa in sicurezza di altre due infrastrutture del comune Aprutino, Ponte San Francesco e Ponte della Cona nei pressi del bivio per Torricella, a cui si aggiungono i lavori realizzati da Strada dei Parchi per la messa in sicurezza delle 5 rampe di accesso e uscita dalla Teramo Mare per un valore di 5 milioni di euro. Sotto il profilo della progettazione e della proprio riprogrammazione della viabilità a livello cittadino si stanno facendo passi da giganti. Oggi abbiamo una visione che possiamo ovviamente tenere a disposizione per tutti i canali di finanziamento che riusciremo a trovare anche grazie al PNRR. A Chieti un convegno riguardo il fenomeno del bullismo.
Emozioniamoci, vinciamo la partita contro il bullismo. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto questa mattina al Teatro Center di Chieti. Una tematica, quella del contrasto al fenomeno del bullismo, da diversi anni sotto l'attenta lente di ingrandimento di scuola, istituzioni e mondo dello sport, e che investe a tutto tondo le dinamiche sociali ed educative legate alle nuove generazioni, dove spiccano ancora oggi, specie tra i giovani e i giovanissimi, casi di marginalizzazione, discriminazione e sofferenza. Il dibattito è stato organizzato dall'area comunicazione della Chieti Basket 1974. Parlare oggi di bullismo associato allo sport assume un grande valore, perché il binomio sport e lotta contro il bullismo ha una caratura più importante di quanto si possa pensare. Lo sport è un veicolo di grande libertà, di grande aggregazione, ma insegna le regole, insegna la disciplina, per cui può essere ambivalente, nel senso che può diventare molto utile per riuscire a far uscire dal senso di isolamento chi è vittima di bullismo, ma può essere anche utile per impartire quelle regole, quella disciplina, affinché si generino meno bulli possibile, perché se sei impegnato nello sport difficilmente nella vita poi diventi una persona negativa, perché come dico sempre io da tennista internazionale, in quei campi dove entro per disputare le partite più importanti del mondo porto ciò che sono fuori, per cui non può essere un bravo giocatore se al di fuori non ti dai in qualche modo delle regole di disciplina e di civiltà, che sono poi quelle fondamentali per non diventare una persona negativa e dannosa nei confronti degli altri. Questo evento fa parte di Chieti Basket for Children per sensibilizzare un concetto fondamentale, che allenare il fisico non basta, ma bisogna anche impartire discipline, regole e soprattutto fare in modo che i ragazzi socializzino tra di loro ed imparino a stare insieme, ad aiutarsi. Il basket si gioca solo in 5 persone. I termini aiuto nel mismatch sono termini che servono proprio a questo, cioè a far capire che magari se ci si aiuta tutti quanti insieme in partita e non solo, quindi è più facile vincere. L'Università degli Studi di Teramo arricchisce la sua offerta formativa con un master di primo livello in percorsi di democrazia partecipata, autonomie locali e processi deliberativi. La scadenza per le iscrizioni è stata prorogata al 15 gennaio. Tania Bonici Castelli. Al via all'Università di Teramo il master di primo livello in percorsi di democrazia partecipata, autonomie locali e processi deliberativi. L'obiettivo principale del master è quello di offrire risposte adeguate ed efficaci alla complessità della società e dei sistemi di governance. A tal proposito è di fondamentale importanza saper leggere i bisogni e le risorse dei territori nella loro interazione con le comunità e con gli enti locali. Il master in percorsi di democrazia partecipata, autonomie locali, processi deliberativi, è un master di primo livello, quindi con accesso con qualunque laurea triennale. Un percorso formativo che risponda a delle esigenze e delle stanze sia ad esempio contemplate dal piano nazionale di resilienza e ristoro, sia per esempio dal Next EU Generation, e sia alle istanze proprio di uno sviluppo del territorio, degli enti locali, che risponda ad una visione di complessità, quindi non solo magari con un'attenzione specifica, non so, al tema dell'ambiente, delle policy, ma con una visione di complessità. Il master si propone di formare destinatari sui principi e sugli istituti di democrazia partecipativa. La partecipazione popolare deve essere vissuta come metodo democratico di cooperazione, mediazione e interlocuzione permanente tra amministratori e società civile. Ma che cos'è la democrazia partecipata? La democrazia partecipata è il risvolto più importante della nostra democrazia costituzionale, così come è scritta in Costituzione. La nostra non è una democrazia solamente rappresentativa, per cui si vota, i nostri rappresentanti poi fanno tutto. La nostra è una democrazia rappresentativa che deve completarsi con la presenza quotidiana e attiva di tutti i cittadini. Ora, questo purtroppo negli anni, nei decenni che si sono susseguiti, è venuto meno, nel senso che i cittadini tendono sempre più a delegare la propria sovranità, tenendo conto che il cittadino è il sovrano, la propria sovranità ai rappresentanti che sono eletti negli organi politici di governo. Quindi cosa auspicare?
Auspichiamo una cittadinanza attiva, la presenza attiva dei cittadini, quotidiana, tutti i giorni. Partecipazione non significa decisione, non significa democrazia diretta. Partecipare non è essere colui che decide le leggi, no? Partecipare significa dare un contributo attivo di presenza. La conoscenza, l'informazione sono il presupposto della presenza attiva dei cittadini. La scadenza per le iscrizioni al master è prorogata al 15 gennaio 2022. E ora lo sport con il calcio di Serie C, partita decisiva domani per il Pescara all'Adriatico Cornacchia contro la Lucchese a 21 punti come i biancazzurri di Auteri. Auteri che ha appena parlato in conferenza stampa. Ascoltiamo qualche passaggio dell'allenatore a 24 ore dalla sfida interna contro i toscani. L'allenatore è l'anello debole della catena, il fatto che... Io credo che questo comunque sia una squadra ben allenata, perché i nostri problemi sono altri, perché ma quelli di un po' di inesperienza in alcuni momenti, di poca cattiveria agonistica. Cattiveria non significa rompere le gambe agli avversari o avere delle condotte sportive e eticamente immorali, no, però un po' di attenzione, un po' di concentrazione, un pizzico di esperienza in più in alcune situazioni, però quelle cose sono cose che si acquisiscono soprattutto per alcuni ragazzi col tempo. Però di contro ci abbiamo anche se sembra un paradosso dirlo in questo momento, anche tante qualità, perché comunque questa è una squadra che gioca. Poi io personalmente condivido anche quello che si dice, e poi personalmente sono perennemente insoddisfatto. Certo che dobbiamo fare di più, e per fare di più ci dobbiamo mettere testa e anima e cuore, che sono i due aspetti più importanti, perché poi tecnicamente abbiamo qualità. Questa è una squadra che dal punto di vista tecnico ha qualità. Io sono abituato a valutare i fatti, le parole poi se non vengono seguite dai fatti lasciano il tempo che trovano. Per quello che riguarda il dopo Pontedera, ma qua, vedete, quando si fa questo lavoro non è che ci si abitua, fa parte del gioco. L'allenatore è l'anello debole della catena, ma ripeto, ero deluso, amareggiato, ma non perché avevo chissà quali pensieri. Io pensieri non ne ho. Incazzato perché avevamo perso la partita, ha voglia poi a dire come, in che modo l'avevamo persa, ma l'avevamo persa, e quindi commettendo i soliti errori, eccetera, e magari avendo episodi sfavorevoli. Quindi tutto normale, le parole servono a poco, bisogna passare ai fatti. Io sono abituato a valutare i fatti. Ma guardi, ma dal punto di vista lavorativo le settimane qui sono state sempre serene. Questo è un contesto di lavoro importante, qui non c'è una cosa che ci manca quando lavoriamo. Devo dire che il lavoro sul campo durante gli allenamenti quotidiani è sempre fatto bene, quindi c'è grande partecipazione, perché poi è anche un ottimo gruppo oltre ad avere qualità tecniche. Certo, c'è qualcuno che ha bisogno di essere un po' più formato dal punto di vista professionale, però l'impegno non manca mai. Il contesto di lavoro è ottimale, perché obiettivamente il modello organizzativo su cui ci alleniamo è oltre la categoria. Vabbè, Pescara non è una piazza che merita questa categoria, però siamo qui a provare a ricucire uno strappo, a provare a non far arrabbiare i nostri tifosi, anzi a dargli meno delusione di quelle che gli abbiamo dato fino adesso. Ma gli intendimenti sono buoni. Poi io ripeto, io come tutti gli altri, sono sempre i fatti che contano. Noi adesso dobbiamo metterci i fatti. E Galano è l'unico giocatore che insomma sta procedendo con un percorso di lavoro. Ferrari ha preso una brutta contusione a Pontedera, ha fatto un paio di giorni di lavoro differenziato, però poi si è aggregato al gruppo e sta bene, quindi di indisponibili non ce ne sono, c'è soltanto Galano. E domani alla stessa ora ci sarà un altro importante match in Serie C, si tratta della trasferta a Carrara per il Teramo contro i gialloblu di Antonio Di Natale. Diavolo che affronta lo scontro diretto con qualche infortunato, ma soprattutto a due giorni dal terremoto che ha investito la nuova proprietà. Jacopo Forcella.
a Carrara e non solo per la classifica. La trasferta, non per il valore assoluto dei gialloblu, più difficile finora per il Teramo. Per tornare al successo mantenendo aperta una striscia di 3 risultati utili consecutivi. È il momento più complicato dal punto di vista emozionale per un gruppo che proverà a fare fronte comune nella tempesta giudiziaria che ha investito la nuova proprietà. Il diavolo sarà allo stadio dei Marmi per provare un blitz che darebbe ossigeno ad una graduatoria che lo vede ancora in zona playout. Guidi recupera Soprano in difesa e col difensore disponibile dietro i problemi si fanno meno pesanti, ma l'infermeria resta comunque affollata. Sì, Soprano è recuperato, Cucurullo ancora no. E ad oggi abbiamo Fiorani con la febbre, però questo non so, vediamo domani come starà. Poi sono i soliti noti, tolto Soprano, che mancheranno, quindi Birligea, Chieremateng, Bois, Cucurullo, Trasciani, penso di averli detto tutti. Sul fronte carrarese Di Natale spera di recuperare qualche acciaccato, in particolare Dumbia, che è stato monitorato tutta la settimana con risposte discrete. Sarà assente invece Bramante per un problema muscolare, il resto dell'organico invece è a disposizione. Sappiamo che è una squadra ostica, con giocatori si sono anche rinforzati attingendo dal mercato degli svincolati, prendendo giocatori del calibro di Giannetti, quindi insomma questo la dice lunga anche su quelle che possono essere le ambizioni di questa società. Una squadra che nel reparto offensivo ha tante frecce al proprio arco, dovessimo perdere palla e ci dovessero attaccare in campo aperto, sono giocatori estremamente pericolosi perché hanno uno contro uno, hanno abilità tecniche e poi sono una squadra strutturata con abilità anche nei piazzati e anche sulle palle native, sono estremamente, estremamente pericolosi. Non sarà della sfida, ma per altri motivi, il grande ex Saveriano Infantino, fuori rosa, è in lista di sbarco nel mercato di gennaio. Dovevo andare via perché hanno ridimensionato i costi, hanno abbassato di tanto tutti i contratti facendo una squadra più giovane e io praticamente non rientro più nel loro budget e quindi sono stato messo fuori all'inizio. Poi mi hanno reintegrato per 4-5 partite, 6 partite, ho fatto qualche spezzone e per poi rimettermi di nuovo fuori per spingermi a gennaio ad andare via, dai. Carrarese in un momento non brillante, la vittoria manca da 6 gare, 3 pareggi e 3 sconfitte. E a proposito di pareggi, anche se Guidi proverà a giocarsela, quello della spartizione della posta in fondo non sarebbe un risultato da buttare. Se ci dovessimo fermare a fare delle una tabella punti, rischieremmo di perdere di vista quello che è il campo davvero. Noi non siamo una squadra che riesce a fare, oggi pareggiamo, ci mettiamo là dietro e sappiamo difendere 0-0. È chiaro che se noi dovessimo fare una prestazione estremamente positiva e poi il risultato è di pareggio, è chiaro che noi l'accetteremo. Noi sappiamo che questo è un campionato estremamente equilibrato, basti pensare che sei a 5-6 punti dal quinto posto, sesto posto, quindi è importante dare continuità, perché tolta la partita di Coppa Italia noi siamo in un trend positivo sui risultati sul campo. E a proposito delle vicende giudiziarie che hanno riguardato la società del Teramo, il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il fermo dei fratelli Mario e Davide Ciaccia, che 2 giorni fa erano stati portati in carcere dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza. Provvedimento, quello del fermo che era stato emesso dal pubblico ministero, stamattina l'udienza di convalida che ha revocato l'arresto dei 2 che lo scorso 8 novembre avevano rilevato il 60% delle quote societarie del Teramo. Il fermo era avvenuto nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma che coinvolge 6 regioni. Tra le ipotesi di reato per i 2 fratelli c'è l'associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato. Ad ogni modo le quote della società restano sotto sequestro. Noi scendiamo in Serie D, l'11ª giornata del Girone F vede 2 rinvii per Castelnuovo e Vastese per casi di positività riscontrati nel Fiuggi e nel Monte Giorgio. Dunque il clou sarà il derby dell'Angelini tra Chieti e Notaresco. Trasferta insidiosa per il Pineto a Fano e impegno complicatissimo per il Nereto contro la capolista Trastevere.
Con i rinvii di due partite che riguardavano squadre abruzzesi per casi Covid riscontrate nelle avversarie di Castelnuovo e Vastese, la giornata nel girone F di Serie D, almeno per quanto concerne l'Abruzzo, vedrà i riflettori puntati sull'Angelini di Chieti, coi neroverdi padroni di casa che ospitano il Notaresco. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diversi, ma che per vari motivi non stanno attraversando un momento particolarmente brillante. La formazione di Alessandro Lucarelli, ad esempio, non porta a casa il bottino pieno addirittura da inizio ottobre, da quel successo alla terza di campionato contro il Porto d'Ascoli, dopo il quale il Chieti ha pareggiato tanto, 5 volte, e perso in 2 circostanze, sempre a Angelini, contro Castelfidardo e Castelnuovo. Lo stadio di casa sta diventando tabù e anche la classifica richiederebbe uno squillo che potrebbe proiettare i neroverdi a metà graduatoria, sfruttando ad esempio gli stop forzati di Montegiorgio, Vastese e Castelnuovo. Lucarelli avrà Fabrizi davanti anche per cercare di tornare al gol dopo ben 213 minuti. L'ultima marcatura di Verna col Castelnuovo, prima dei due 0-0 consecutivi con Matese e San Benedettese. Sul fronte rosso-blu, il Notaresco avrà di nuovo a disposizione Sciba tra i pali, ma più in generale ha il problema opposto rispetto al Chieti. Squadra di Epifani segna, ma incassa forse qualche gol di troppo. Aspettando di recuperare le due partite rinviate con Matese e Castelfidardo, mercoledì coi campani, il 6 gennaio coi marchigiani, cambiare passo prima che in alto scappino è imperativo. Il Pinedo, a proposito di alta classifica, va a far visita al Fano. Campo ostico, ma i Granata sono una delle delusioni del campionato e stanno per salutare quello che doveva rappresentare il pezzo pregiato del mercato, Vittorio Esposito. Il fantasista molisano non si è ambientato ed è destinato a lasciare la squadra che da qualche giorno è passata nelle mani di Roberto Cappellacci. A lui e alla sua esperienza, specie in quarta serie, si affidano i marchigiani. Il Pinedo, invece, cercherà di ripartire dopo l'unico punto messo insieme tra Porto d'Ascoli e Vastese, che è valso una frenata in classifica. Il Nereto, invece, aspettando di completare un organico che potrebbe vedere presto qualche nuova pedina, ha l'impegno più difficile contro la capolista Trastevere. I vibratiani sono penultimi della classe e hanno vinto solo una volta contro l'Aurora Alto Casertano. I capitolini, invece, non pareggiano mai e hanno un'assoluta propensione ai 3 punti, conquistati 8 volte su 10. Questa era l'ultima notizia, non ci sono aggiornamenti, i nostri servizi li trovate su YouTube e sul sito tv6.it e l'informazione tornerà come sempre questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.